Credo che Bayern Milan sia un po' l'emblema dei nostri ultimi 3-4 anni in Champions. Mi ha ricordato le partite contro il Porto o l'Atletico del 2021, quando per colpa degli arbitri ci incazzammo parecchio. Per 60 minuti abbondanti mi ha anche ricordato le partite contro il Chelsea di 2 anni fa o contro il Paris dell'anno scorso. Partite in cui a tratti venimmo dominati da squadre top europee. Ma negli ultimi 20-25 minuti mi sono venute in mente anche le partite contro Newcastle e Dortmund dell'anno scorso, quando facemmo 10, 12, 15 tiri a partita. Creammo occasioni su occasioni, ma alla fine la palla non la buttammo dentro mai. E anche le sensazioni post partita sono le classiche di questi anni. Da una parte c'è la consapevolezza di essertela giocata, dall'altra parte c'è il risultato, che spesso in Champions è negativo. Non mi è ancora chiaro se in questa nuova Champions qualificarsi sia più facile oppure no, ma più o meno siamo in linea con quello che pensavamo a inizio anno. Un mese fa mi sarei aspettato 2 sconfitte nelle prime 2, poi una vittoria col Bruges, poi di nuovo una sconfitta col Real, e poi almeno 2. Ma sarebbe meglio 3 o 4 vittorie nelle ultime 4, contro Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria, secondo i calcoli che ha fatto Opta a inizio stagione, con 16 punti. Nel 98% dei casi si arriva tranquillamente tra le prime 8. 16 punti noi da oggi potremmo farli soltanto pareggiando a Madrid e vincendo tutte le altre 5. Al momento è possibile, ma direi molto complicato, considerando che con Real già la do per persa. Per qualificarci direttamente agli ottavi dovremmo vincere tutte le altre 5 partite e sperare che 15 punti bastino. Ma appunto non so se basterebbero. Farne 15 comunque è fattibile, ma non so se ce la faremo. Ci sono poi i playoff, e per arrivarci, sempre secondo Opta, di punti ne servirebbero almeno 10, il che vorrebbe dire vincerne 3 e pareggiarne una tra Bruges, Slovan, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Vabbè, metto anche il Real tra queste squadre. Diciamo che i 10 punti penso li possiamo fare in modo abbastanza agevole, ma bisogna pur sempre farli, e in trasferta non sarà facile, dato che finora in stagione non abbiamo mai vinto fuori da San Siro. Tecnicamente abbiamo vinto in trasferta il derby, ma appunto eravamo a Milano. Poi più punti faremo meglio sarà, ovviamente, perché in teoria affronteremo squadre più abbordabili. Ma per vincere più partite possibili dobbiamo segnare, e questo penso sia il più grande problema del Milan europeo da quando siamo tornati in Champions 4 anni fa. Dopo la partita di ieri non riesco a non pensare a tutti i rimpianti dell'anno scorso nel girone, ma anche con la Roma in Europa League, con quell'errore all'ultimo di Giroud che ancora grida vendetta. L'errore di Morata di ieri è ascrivibile a quello, e forse anche peggio. Ma per quanto mi piacerebbe dare tutte le colpe a Morata, sarebbe anche ingiusto farlo. Purtroppo il problema del gol in Europa per il Milan è un problema cronico da anni, e i gol che ci mangiamo sono clamorosi da sempre. CDK e ciao col Tottenham, il palo di Origi al ritorno sempre col Tottenham, l'errore di Brahim nel derby, tutti i tiri che Renders avrebbe potuto indirizzare meglio l'anno scorso, l'errore clamoroso di Giroud contro il Borussia a Dortmund. Il Milan ha sempre avuto un DNA europeo, ma da qualche anno sembra che nel nostro DNA ci sia anche la mancanza di lucidità sotto porta, e questa passa da giocatore a giocatore, da allenatore ad allenatore, ma purtroppo resta nel Milan. Se Maignan para tutto come ieri, anche un gol potrebbe bastare per vincere, ma quel gol va fatto. In questa Champions i gol sono pressoché tutto, in caso di pari punti e pari differenza reti. Saranno i gol fatti la differenza tra il passare oppure no? E se non iniziamo già dalla prossima a buttarla dentro, tutto diventerà più complicato. Vale per tutti i giocatori, ma nel mio piccolo vale soprattutto per Tijani Reinders. Io mi sento di fare una scommessa: se quest'anno Reinders non fa almeno 10 gol tra tutte le competizioni, allora chiudo il canale. Magari 10 è un numero esagerato, ma almeno 8-9 per me sono il mio. Forse devo accettare che non sarà mai freddo sotto porta, e dovrei accettare che se uno fosse in grado di segnare, ieri nell'occasione che gli è capitata avrebbe tirato subito e non si sarebbe messo a fare 1000 controlli. Forse dovrei arrendermi su Tijani, e dovrei accettare che non farà mai tutti quei gol, soprattutto ora che Fonseca l'ha schierato nei 2 di centrocampo. Ma non ci riesco. Al momento Tiji mi sembra tipo Gohan nella saga di Cell. Qua e là ha già fatto intravedere cose interessanti, ma ancora è lontanissimo dall'esprimere tutto il suo potenziale. Così come Goku aveva una fiducia cieca in suo figlio, io ho una fiducia cieca che non appena si sbloccherà, Reinders non si fermerà più. C'è però anche da dire che a una certa Goku si accorge di aver commesso una cazzata e si rende conto di aver riposto troppa fiducia in suo figlio. Forse arriverà anche per me il momento della presa di coscienza, e forse anch'io scapperò su un altro pianeta insieme alle mie folli idee. Ma oggi continuo a pensare che Reinders davvero possa fare un sacco di gol, e credo che una volta fatto il primo poi ne sparerà fuori una caterva. Goku è da tutti riconosciuto come un coglione, e forse a fine anno anch'io verrò riconosciuto così, ma vedremo.